Sindaco Confartigianato, con le sue esperienze artigiane sul palco, è arrivata anche a Bra, è la terza edizione di questo progetto che sta riscuotendo grande interesse, perché si parla di aziende storiche, si parla di sicurezza stradale e anche di fedeltà associativa. Certo, sono onorato che si abbia fatto tappa a Bra, si parla di artigianato nell'artigianato perché siamo in un locale artigiano, perciò è corretto e soprattutto poi parliamo di una realtà che è uno spaccato della città fondamentale per lo sviluppo di Bra, per la coesione sociale, per tante progettualità comuni. Ecco, lei pensa che sia importante visitare, perché ci sono state le visite come ogni volta, l'interno dell'azienda per capire anche quanto gli artigiani stanno investendo sulla sicurezza? Certo, è importante su questo, ma è importante in generale, proprio su tanti aspetti, visitare le realtà artigiane. Sarebbe anche importante che nel campo dell'orientamento scolastico ci fosse la possibilità, il collegamento per visitare realtà artigiane per far comprendere a tutti, ma in particolare ai giovani, questa realtà. Chiudiamo esperienze artigiane, l'edizione del 2024, la terza edizione, abbiamo voluto ancora una volta raccontare il tema sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'importanza delle nostre aziende di curare questo aspetto, lo abbiamo fatto ancora insieme all'INAIL, insieme allo Spresa, insieme al Ministero della Cultura, proprio perché si vuole raccontare come la sicurezza sui luoghi di lavoro è una componente importante, soprattutto in questo tema, lo abbiamo già ricordato alcune settimane fa sull'introduzione della patente a punti, che è un tema importantissimo che interessa tutte le imprese edili, tutte le imprese che vanno sui cantieri, quindi la sicurezza è sempre all'ordine del giorno. Questa fedeltà associativa chiude anche l'anno 2024, poi ci sarà un 2025 molto importante per Confartigianato Imprese Cuneo. 2025 sono gli 80 anni, un compleanno importante, 12 giugno 1945 è stata costituita la nostra associazione Confartigianato Impresa, l'associazione artigiani della provincia di Cuneo, quindi il 2025 sarà un anno dove non potremo non celebrare questo compleanno, un compleanno importante, 80 anni, uno sguardo sul passato per tutto quello che è stato fatto, la grandiosità della nostra associazione, del grande numero di associati, ma soprattutto uno sguardo al prossimo futuro, con la nostra capacità di essere sempre al passo con i tempi e fare accompagnamento alle imprese per altri 80 anni. Per noi è diventato un momento importantissimo quello di ringraziare i nostri associati, in questo caso siamo nella zona di Bra, una zona per noi estremamente importante con oltre 1100 aziende associate. Oggi Confartigianato, ma non solo, il territorio, le istituzioni vogliono ringraziare coloro che per 35, addirittura 50 anni sono rimasti insieme al sistema Confartigianato, sposandone quello che sono state le battaglie e soprattutto cercando con Confartigianato di continuare a essere testimoni su questo territorio, quella provincia grande che tanto sta continuando a dare a tutta la nazione. Oggi vogliamo ricordare come sempre uno dei temi che ha dettato Creatori di Eccellenze, che era quello di raccontare le aziende di questo territorio e nello stesso tempo continuare ad accendere un faro importante sulla sicurezza all'interno delle nostre aziende, un tema da sempre importante, un tema che vede coinvolto da sempre tutte le nostre aziende in grandissimi investimenti per cercare di essere sempre accanto alla sicurezza dei nostri collaboratori. Quindi oggi una ultima occasione all'interno di questo percorso del 2024 per cercare anche qua di ringraziare chi da sempre col sistema Confartigianato, ringraziare un territorio e continuare a farlo crescere e raccontare questa grande provincia canta. Presidente, esperienza artigiane sul palco, arriva Bra oggi e ci porta un ricordo del grande Pino Daniele, ma è anche un momento importante perché c'è la fedeltà associativa da premiare, queste aziende del Draidese che hanno 35 o 50 anni di attività e di fedeltà associativa. Momento veramente commovente, vero? Sì, è un momento commovente, tantissimo posso dire, perché io come presidente sono contento perché alla fine, con i miei 45 anni di attività, premiare queste aziende con 35 anni di attività loro e 50 anni mi rende onorato. Posso dire che avrei piacere che le loro aziende continuassero con i figli la loro attività, che non lasceranno, mi auguro, i genitori, perché con 35 anni di attività si può ancora continuare sicuramente a svolgere il proprio lavoro. Come dice Confucio,
se amerai il tuo lavoro non lavorerai neanche un giorno. Perciò per noi artigiani non è un lavoro, è una passione. È stato un bellissimo percorso quello che Confartigianato Cuneo ha portato avanti quest'anno, un modo per dare valore alle nostre imprese, al valore artigiano, ma anche e soprattutto alla sicurezza sui luoghi del lavoro. Tanti i partner istituzionali e non solo che ci hanno affiancato in questo percorso, e siamo sicuramente soddisfatti insieme ai nostri imprenditori di poter aprire le porte delle nostre aziende per far vedere quello che quotidianamente realizziamo e soprattutto come lo facciamo, quindi in sicurezza con i nostri lavoratori. E anche queste iniziative, il territorio è sempre presente, supporta la Confartigianato, in questo caso abbiamo la Banca d'Alba. Sì, la Banca d'Alba, la banca di credito cooperativo del territorio, che è sempre vicino alle associazioni, al territorio, e soprattutto supporta quelli che sono gli eventi che possono dare valore alle realtà produttive della provincia di Cuneo e non solo. Un modo per fare sinergia, un modo per essere vicino alle persone, alle aziende, ma soprattutto un modo per guardare avanti insieme con ottimismo.